Arrêtez au coin, s'il vous plaît. Monsieur Poinet. Oui, monsieur. Potrei parlarle un momento? Prego. Ecco, io studio pittura con lei già da molto tempo. Crede che valga la pena che continui? Perché me lo domanda? Penso che non abbia senso che io vada avanti se non ho talento. E se lei non è certo di avere del talento, allora perché è rimasto qui fino adesso? Perché, ad essere sincero, io adoro Parigi. Per molto tempo questa città ha affascinato anche me. Ma ora è solo il luogo delle mie illusioni perdute. Il suo studio è molto lontano da qui? No, non molto. Andiamoci allora, potrà mostrarmi quello che ha fatto. Certo. Lei ha di che vivere? Ora sì, ma non per molto. Allora devo dirglielo. Nei suoi dipinti c'è solo un grande impegno, ma non il talento che ci si aspetta da un artista. E temo che lei abbia dei limiti in questo campo ed è doloroso scoprire la propria mediocrità solo quando è troppo tardi. Io lo so. Non si faccia conoscere per le sue qualità più modeste, ma per qualcosa di meglio. Le consiglio di armarsi di coraggio e di non continuare a rovinare la sua vita. C'è qualcos'altro che la interessa? Come vede, non ho molta scelta. Mio padre era medico e la medicina mi ha sempre interessato. Se non potrò dipingere, almeno potrò essere utile a qualcuno. Non so come ho preso una tosse così forte. Non sono mai stata male un giorno in vita mia. Deve credermi, dottore. Del resto le basterà visitarmi per convincersene. E tosse dovuta solo al freddo. Capita spesso a donne di mezza età. Non è gentile dire una cosa del genere a una vera signora. Nessuno mi ha definito donna di mezza età prima di adesso. E ora che qualcuno inizi. Oh, grazie. Lei è davvero un vero signore. Io non posso dire lo stesso di lei. Buongiorno. Oh. È tutto per oggi. Vi esaminerò domani. Voi due restate. Grazie, dottore. Ci siamo. Lei è il padre del ragazzo? Sì, signore. E gli darò un'occhiata. Osservate questa malformazione. Il ragazzo ha un piede equino. Vediamo. Carey, faccia lei la diagnosi. È un caso che dovrebbe conoscere. Vorrei guarire solo per via dell'aspetto. Non mi dà alcun fastidio. Davvero? Sei fortunato. A me ne dà spesso. Beh, sarà solo perché ci pensa, ecco. Se non se la sente, Carey, esporrò io la diagnosi ai suoi colleghi. Ci sono molte varietà di piede equino. Questo è uno dei meno interessanti. Il suo probabilmente lo è di più. Le dispiacerebbe farselo esaminare? Se lo desidera. Allora si tolga la scarpa, Carey. Certo, signore. Stia tranquillo, non ci impressioniamo.
Sì, proprio come pensavo. Telepis equinus. Una malformazione che costringe a camminare sulla parte esterna del piede. Il suo caso è clinicamente interessante. Fatemi vedere meglio. Piede equino congenito. In parole povere, il piede è storto verso l'interno. La causa di questa distorsione non è chiara, ma a questo concorrono anche influenze ereditarie, come segnala il dottor Little per un caso in cui la stessa malformazione si è manifestata... Se lei avesse finito... Ehi, vecchio mio, non è niente male, eh? Mm-hmm. Francese, vero? Sì, era una delle mie modelle. Sai, io ancora non riesco a capire perché hai abbandonato la pittura. È meglio studiare quella anche tutto il giorno, che non questo. Ma è di una donna, lo puoi notare dal bacino. Sì, io la vorrei con un po' più di... Ehi, è viziosa la nostra amichetta. Non ispirare, cara. Accidenti, devo scappare. Ho un appuntamento con una cameriera al Crown and Angle. È molto carina anche. Ci vediamo, Lo trovo simpatico. Di un po', Philip. Deve essere stato molto piacevole il tuo soggiorno a Parigi. Non è stato male. E scommetto che hai amoreggiato con tutte le donne che hai ritratto nei tuoi quadri. Bah, sì, con alcune. Allora sei proprio quello che fa al caso mio. Ti andrebbe di darmi una mano? Per che cosa? Beh, c'è una ragazza che io non riesco ad abbordare. Tu sei stato a Parigi, quindi ci sai fare. Potresti magari parlarle e prepararmi il terreno. L'avrei chiesto a Griffith, solo che lui dimenticherebbe che lo fa per un amico. Tu sei proprio adatto. Ti va, devi solo cercare di farla ridere. Cosa? Non ci credi? Sei troppo sospettosa. Certamente. D'accordo, signori. Ecco la signora. E lei è splendida, non è vero? No, niente d'eccezionale. Hai visto la corte che le fa quel tipo? L'ho notato. Sta venendo qui, dille qualcosa. Ancora qualcosa, sì. Il suo amico è andato via? Non so di che cosa stia parlando. Ho visto che scherzava con lei, quell'uomo dai baffi biondi. L'ha lasciata per un'altra? Sarebbe meglio che la gente pensasse agli affari suoi. A volte no. Ha una schiena stupenda. Sai, Arthur, che mi dice questa schiena? Che è proprio una donna. Sì, puoi vederlo dal bacino. Lei, invece, non è quello che si dice un gentiluomo. Devo chiederti scusa. E perché mai? Ti ho parlato di una donna incantevole, invece ha mostrato un tale caratteraccio. Scusa se ti ho coinvolto. No, non fa niente. Non penserai che mi importi ciò che ha detto quella stupidina. Più che giusto. Vabbè, ora devo andare. Tu non vieni? No, credo che prenderò un altro tè. Desidera qualcosa? Sì, farei quattro chiacchiere con lei. Che brutto tempo, vero? Un tempo che non mi dispiace. Io devo stare qui tutto il giorno. Non mi guardi così, vorrei dirle qualcosa di gentile. Beh, lo dica. Lo sa che ha un bellissimo sorriso. Lo mostri più spesso. Non è il caso che mi prenda in giro. Quando si lavora sodo tutto il santo giorno, non vedo perché si dovrebbe sorridere. Vuole provarci con me? Mi permette di tentare? Ma non so se glielo permetterò, è un tipo pericoloso lei. Spero che deciderà di sì.
Prima questo, poi l'altro e sono pronto. Mettiamoci in fondo, meglio così. Che splendida manina. Mi scusi, la prego. Sì. Come va? Ha davvero tanta fretta? Sa, aspetto da 10 minuti. Che bello, l'ha disegnato lei? Certo. Sembra il mio ritratto. Non lo trova somigliante? Le do troppa confidenza, del tè? Vorrei piuttosto la sua compagnia. Senta, posso invitarla a cena e poi a teatro? Se lo desidera. Quando può uscire? Giovedì o la sera libera? L'aspetto giovedì alle 7, nell'atrio della stazione Vittoria. Va bene. Stazione Vittoria, sala d'aspetto della seconda classe. Questo me arriva. È in partenza dal binario numero 11 il treno per Glasgow delle 19.05. Ripeto, è in partenza dal binario numero 11 il treno per Glasgow delle 19.05. I signori viaggiatori sono pregati di affrettarsi. Il biglietto deve essere richiesto agli appositi sportelli. Non sono ammessi viaggiatori non muniti di biglietto. Si avvisa che il treno da Birmingham arriverà con 15 minuti di ritardo. Pensavo che non sarebbe venuto. Ah, è in ritardo. Non ho mai aspettato gli uomini io. Stavo per tornare a casa. Ero in sala di seconda classe e credevo di vederla lì. Ma senta un po' lei, perché le avrei detto la seconda classe quando poteva aspettarmi in prima? E un vero gentiluomo non fa mai aspettare una signora. Questo è vero. Comunque sono felice che ora sia qui. Beh, devo dire che lei sa come mettere a proprio agio una donna. È una musica stupenda. Una melodia che mi parla di lei. Lei è bellissima, così divinamente incantevole. Ma questa è una raffinatezza. Lei ordina sempre champagne? No. Perché l'ha fatto allora? Speravo che mi mostrasse meno freddezza. Posso sperarlo? Per ora mi sento di dirle solamente una cosa. Non mi sono sbagliata a considerarla un signore. Potrò rivederla. Ma si può fare. Non le importa che gliel'abbia chiesto? No. Se non mi porta fuori lei, lo farà qualcun altro. Grazie della bella serata. Non può restare un momento? No. Perché no?
La gente può credere che io non sia una ragazza seria. È una musica stupenda, una melodia che mi parla di lei. Diventerà la nostra musica. Non ho mai conosciuto nessuno che danzasse come lei. Io ti ho cercata per tutta la vita. A quanto pare lei non ha molto da fare. In realtà dovrei studiare. Perché non lo fa allora? Perché preferisco vedere lei. Le ragazze del locale hanno visto che mi aspettava. Non saprei, ma che differenza fa? Ridono tutte di lei, lo sa. Davvero? E perché? Dicono che è innamorato di me. Posso chiamarla Mildred? Si può fare. Senta, non dica più così, la prego. Perché no? Beh, non lo dica e io la chiamo Mildred. Può chiamarmi Philip se vuole. Mi resta difficile. Io sarò forse un po' goffo, ma posso darle un bacetto? No. Mildred, vuole venire a teatro con me sabato? Si può far. È sicuro che siano per sabato? Certamente. D'accordo, allora ci vediamo domani. Ci vediamo domani. Sì, eh? Venga subito. Andiamo. Eccomi qua. Io mi chiamo Miller. Emil Miller. Dovremmo conoscerci. Perché? Beh, siamo entrambi interessati alla stessa donna. E allora? Mio caro giovanotto, lei è così... così... senza carattere. E guardi come mi comporto io. Pompo il suo. Grazie. Grazie del consiglio. Ma le pare. Tanti auguri. La riverisco. Stasera a che ora passo a prenderti? Ah, dimenticavo, Philip. Non posso venire. Sì. Perché? Mia zia me l'ha. Allora. Perché li hai strappati? Perché a teatro non voglio andarci da solo. Volevo andarci con te. Vuoi farmi sentire in colpa? Violette. Violette, signori. Dovete arrivare a casa. Chi vuole le mie violette? Violette. Mazzolino. Comprate le violette. Oh,
Violette appena... Mi stai spiando, vero? Pensavo che fossi un gentiluomo nel vero senso della parola. Stai aspettando Miller? No. Violette, signori. Violette. Insomma, e se anche fosse? Sono libera di uscire con chi mi pare e piace. Signore, Violette. Ti sta facendo aspettare. Preferisco aspettare lui piuttosto che essere aspettata da te. Violette. Non vuoi cambiare idea? Comprerò altri biglietti e potresti... No. Violette. Violette. Tu continui a cercare lui come io cerco te. Violette, signore. Se stasera non uscirai con me, non mi farò più vedere. Tanto meglio, così mi lascerai in pace. Violette appena colte. Ne vuoi? E di questa? Piacente, vecchio mio. Che ne dici di una grande fresca birra, eh? Non serve. E che cosa vorresti? Filippo, non berlo. E perché mai? Facciamo vedere che tipi siamo. Tu sai chi sei. E lo so anch'io. Cosa vuoi dire? Scusami, io non volevo dire niente. Fai troppo il superiore con me e questo fatto non mi piace. Mildred!
Non ti piaccio per il mio difetto. No, Philip, non è per non questo. Non posso piacerti. Sei uno sciocco. Il mio cappellino, sta attento. Come sei maldestro. Sei impazzito, non sai quello che fai. Che tipo di vita pensi di poter fare con una donna come quella vicino? Non lo so. Rispondi alla mia domanda. Perché vuoi sposare quella ragazza? Perché ne sono molto innamorato. Ah. È un anello che fa un'ottima figura, signore. E inoltre non è eccessivamente caro. Viene solo 30 scellini. Grazie, signore. Philip, non sei sorpreso che ti abbia chiesto di portarmi a cena? No, sono felice. Sul serio? Sì. Perché? Perché stasera verso di me sei così dolce. Pensavo di chiederti una cosa e ora mi sarà molto più facile. Forse non ce ne sarà bisogno. Anch'io devo parlarti. No, no, lascia che parli prima io. È per te. Vuoi sposarmi? Non posso farlo, Philip. Volevo parlarti proprio di questo. Non dovevi aspettare tanto. Il fatto è che mi sposerò tra poco. Ah, sì? Con chi? Tu non lo conosci. È uno che guadagna bene. Certo. Non ne dubito. Non farai delle storie, spero, tanto sarebbero inutili. No. Ormai ho già 24 anni. Mi devo sistemare. E tu ti sei deciso troppo tardi. Ora però devo salutarti. Odio mangiare e scappare, ma vedi, ho un appuntamento. Sì, si vado a teatro con l'uomo che sposerò. L'hai più vista da allora? No. Beh, Londra è una città che offre delle attrattive. Sai come si dimentica una donna? Con un'altra? L'hai detto. Nora, non leggerai questa robaccia, spero. No, io la scrivo. Cosa? È così che mi guadagno da vivere. Non lo sapevo. E hai successo? Moltissimo. Ho una grossa popolarità tra il pubblico femminile. Le mie storie fanno sognare. Ma non parliamo di questo. Parliamo di noi.
Sei sicura che ti piaccio veramente? Che stupidone. Fai delle domande talmente sciocche. Amore, ancora non mi sembra possibile. Sei felice? Tanto. Non posso che esserlo dal momento che sei mia. Quanto vorrei che tu non avessi mai amato. Come si chiamava? Mildred. Se lei non ti avesse trattato così crudelmente, non avresti fatto passare tanto tempo per capire che ti amo. Mi stavi guardando? Non volevo che te ne accorgessi. Facciamo una passeggiata. No, l'esame è vicino e tu devi studiare. Cara, ci tieni tanto che io mi lauri, vero? Per il tuo futuro. Però non ti faccio divertire molto. Se solo potessi portarti a ballare. So che ti piacerebbe. Philip, è molto sciocco da parte tua crociarti tanto per il tuo piede. Gli altri ci pensano molto meno di quanto ci pensi tu. Lo notano solamente quando ti vedono per la prima volta, ma dopo se ne dimenticano. Scusami, te ne parlo solo perché ti amo. E non voglio che questa cosa ti rattristi. Adesso vorresti farmi il favore di rimetterti a studiare per questo esame? È venuta a trovarlo una donna, signore. Una donna? Io non avrei voluto farla entrare, ma era talmente agitata. Nora! Cosa vuoi? Credevo non volessi più vedermi. Cos'è successo? Emil mi ha piantata. Davvero? Sì. E aspetto un bambino. Beh, intanto siediti. Ritornerà, vedrai. No, non tornerà più. Perché no? Perché ormai l'ho perso. Sei sua moglie, deve pensare a te. Non mi darà più niente. E poi se tornasse non lo vorrei. E perché? Dopo quello che mi ha fatto, ho ancora il mio orgoglio. Questo ti fa onore. Soldi ne hai? No. Devi trovare un posto dove vivere. Dopo vedremo che si può fare. Grazie, Philip. Sei sempre così buono con me. Sapevo di poter contare sul tuo aiuto. Mi stia a sentire, signor Miller. Vorrei sapere cosa intende fare per Mildred. Io? E che cosa dovrei fare io? Solamente il suo dovere. L'ha sposata, no? Cosa? Io ho sposato Mildred? Oh. Dove l'ho messa? Questa è mia moglie.
Comunque desidero sapere cosa intende fare per aiutarla. Io? Non farò niente. Io non posso risolvere i problemi di una ragazza madre. Perché mi hai mentito? Perché mi vergognavo. Fatti forza. Si aggiusterà tutto. Philip, tu mi vuoi ancora bene? Sei sicuro? Io non ho mai smesso di volertene. Ho solo un rimpianto. Di non essere riuscito a farmi amare da te. Ho creduto che tu fossi incapace di amare. E non riesco a credere che tu fossi disposta a sacrificare tutto per quell'uomo. Mi dispiace tanto, Philip. Non ho dimenticato che tu volevi sposarmi. Philip. Sì. Tu sei stato gentile con me. Farò tutto quello che vuoi. Davvero? Perché? Perché ti sono grata. Oh, tu credi? Sei arrabbiato? No. Allora rimani a cena? Sì, se lo desideri. Lo desidero, Philip. Mi farebbe davvero piacere. Ci vorrà solo un minuto per preparare tutto. Carl, perché non ti fai più sentire? Nora. C'è qualcosa che non va. Nora. Avanti. Salve, caro. Nora. Come mai sei qui? Passavo da queste parti. E ho pensato che mi sarebbe piaciuto vederti. Philip, perché non ti sei fatto più vedere? Stavo per scriverti. Avresti potuto venire a trovarmi? Vedi, io sono tanto occupato. Cosa mi nascondi? Ecco, vedi... Nora, purtroppo io devo dirti una cosa. Ma tu sei così buona che mi riesce difficile. Dimmi che cosa c'è. Mi dispiace. È tutto finito. Vuoi dire che non ti importa più di me? Temo di sì. Che cosa ho fatto? Niente. Tu sei una donna meravigliosa. È solo che io... Sapevo che tu non mi hai mai amata come io ti amo. Ho paura che accada sempre così. Uno dei due che ama e l'altro che viene amato. Sempre la stessa storia. Se una donna vuole legare a sé un uomo, non deve concedergli molto. Se invece gli dona tutto il suo affetto... Philip, c'è qualcun'altra? Sì. Chi è? Mildred. È ritornata.
L'ami ancora dopo quello che ti ha fatto? Com'è possibile? Me lo chiedo anch'io. È come se tu fossi legato a lei. È vero. Come io lo sono a te. E lei lo era a Miller. Come ogni persona è legata a qualche altra. Non riesco a credere di averla fatta io. Eppure è la mia bambina. Se vuole scusarmi. Sono contento per te, cara. Sei tanto buono con me. D'ora in poi le cose saranno diverse. Non le faccia sentire la mia lontananza, ne abbia cura. Può stare tranquilla. Buongiorno. Buongiorno. Lo so che non ti va, Philip, ma non ho altra scelta se devo lavorare. Sì, hai ragione. Comunque, non dimenticarti di andarla a trovare almeno ogni domenica. Ah, sì, certo. Che cosa facciamo stasera? Ho chiesto a Griffith di venire con noi. Ah, davvero? E perché? Beh, tu lo trovi divertente. Io ho paura di annoiarti. Salve, salve, salve. Scusate il ritardo. Ho dovuto mollare una ragazza. E perché non l'hai portata? No, non mi interessano le mie ragazze. Mi interessano solo quelle degli altri uomini. Ne hai compresa? Sono troppo affamato per pensarci, ma non mi sei indifferente. E lo saresti anche meno se convincessi lui ad offrirci la cena. Se ci riesci ti racconterò un mucchio di storielle, vedrai, ti divertirai un mondo. Lui si divertirà? Oh sì, ma a pagare il conto, Carina, eh? Mi scusi, come ha detto, è la sua signora. Mi dispiace, pensavo fosse sua sorella. Avanti, cara, yuppi! Buonanotte, Philip. Buonanotte. Senti un po'. Sei innamorato di Mildred? Io? Ah, è per questo che eri così preoccupato, eh? Avanti, vecchio. No, ascolta, a te non importa niente di lei e ne hai tante. Ti prego, non portarmela via. Ma cosa dici, vecchio mio? Io per Mildred non provo nulla. Proprio nulla, te l'assicuro. Che ne dici, Philip? Ti sta molto bene. Ti ringrazio, è un magnifico regalo. Cosa stai pensando? Ti sei lasciata un po' andare con Griffith ieri sera. È un uomo simpatico. E poi ti dirò che è un tipo che mi piace. Non mi sorprende. Perché? Che cosa vuoi dire? Beh, Griffith è divertente, un bel ragazzo, insomma, un tipo interessante. La vuoi finire di prendermi in giro? Questa tua ironia non mi piace affatto, caro amico mio. No, non volevo prenderti in giro. Potrebbe anche diventare una cosa seria. Questo sarà difficile. Avanti, spiegami perché. Perché a lui non importa di che. Come lo sai tu? Gliel'ho chiesto.
Vuoi leggere la lettera che mi ha mandato stamattina? Per tutta la notte non ho fatto che pensarti. È l'alba e fra poco avrai questa testimonianza del mio amore. Non immagini quanto mi sia stato difficile nascondere cosa sento per te. Philip mi ha chiesto se provassi interesse per te, che potevo dirgli. Sicuramente ti racconterà tutto, perciò voglio assicurarmi che tu sappia che da sempre e per sempre sei e sarai tu la donna dei miei sogni. Lo vedi? Non è colpa mia se lui mi ama, no? No, suppongo di no. E allora perché queste storie? Niente. Che sciocco a pensare che tu mi volessi bene. Io nei tuoi confronti ho l'affetto che si ha verso un amico. Non credo che per te Griffith sia così importante. Vedi, io sono sicuro che non hai un grosso interesse per lui. È quello che credi tu. Non ha più senso pensarci, Philip. L'hai detto tu stesso che non è colpa mia se lui mi ama. Beh, se hai delle altre cose da dire, dille. Hai addosso un bel vestitino, Mildred. Non potevo permettermelo, ma te l'ho preso. Hai un bel appartamento. È un grosso sforzo per me, Maria. Se tu fossi un gentiluomo, non mi rinfaceresti tutti i regali che mi fai. Tu credi che mi importi se sono un gentiluomo o no? Se fossi un gentiluomo, non mi importerebbe di una donnetta come te. Mi dispiace, Philip. Non volevo che finisse così. Oggi stesso andrò da Griffith. Che cosa intendi fare? Sì, vado a vivere con lui. Vattene! Vattene! Sono stato costretto a chiamarla, agente. Ho detto a questa donna di andarsene, ma come vede, è una cosa che non mi piace, ma... Sì, signore, la farò sgomberare. Venga, signorina, non può stare qui. Su, venga. Ascolta, Mildred e io ci siamo lasciati e non vorrei... Oh, che peccato. Scusami, sono molto occupato. Va tutto bene, amico? Stavo solo pensando che lei ha un cognome non comune. È un vecchio nome dello Yorkshire. La mia famiglia è antica, origini normanne. Io venni a Londra da giovane. Qui mi sono sposato, ma presto rimasi vedovo, purtroppo. E con una figlia da tirare su. Ciao, Sally. Ciao, papà. Giovanotto, la bella ragazza che vede è mia figlia, Maria del Sol. La sua povera madre la chiamava Sally. Questo giovane è uno studente, è stato molto gentile con me. E poi ha l'aria di un ragazzo in gamba, non è vero? Sì, papà.
Mio padre è molto abile nel mettermi a disagio. Si diverte a vedermi imbarazzata. E infatti. Perché non le fa un po' di curva? Sì, se ne avrò l'occasione. Gliela fornirò io. Verrà a trovarci non appena mi sarò ristabilito. Oh, sì, venga, la prego. Che casa simpatica. Papà, sta attento a non mangiare troppo. Oh, al diavolo la continenza, dammi della birra. Ho cercato di far crescere la mia Sally meglio che potevo e il risultato è qui davanti a lei. Degno di grande ammirazione. Devo portarti la birra, papà? Sì, e prima la porti meglio è. Non capisco perché ha apparecchiato solo per noi due. Io sarei molto lieto che sua figlia cenasse con noi. Oh, no. Io sono abituato a mangiare da solo. Mi piace questa antica usanza. Le donne non dovrebbero mai sedere a tavola con gli uomini. Davvero? E perché no? Può essere pericoloso. Conversare con noi può mettere loro delle idee in testa. E le donne non se ne stanno mai tranquille allorché hanno delle idee. Parla con la voce della vecchia Inghilterra. E infatti, ragazzo mio, e finché questo buon cibo dello Yorkshire mi sosterrà, ne avrò tanta. E ora la smetta di fare su e giù come un pupazzo ogni volta che Sally si accosta al tavolo. Mia figlia non ama tante cerimonie, vero Sally? Preferisce poterla servire mentre se ne sta qui comodamente seduto. A lei non importa di tutta questa cavalleria, vero Sally? No, papà. Se continui a guardare lui, non ti accorgerai di quello che serve in tavola. Sì, papà. Ti vedo un po' pensierosa. Pensavo solo a te, papà. Ti sei messa dietro per fargli meglio gli occhi dolci, eh? Piuttosto vai a prendere dell'altra birra. Parola mia, c'è qualcosa migliore della birra inglese? Ecco le cose che fanno allegra la mia vita. Buon appetito, roast beef e birra. Una volta sposai una donna di rango. Oh, santo cielo. Non sposi mai una lady, ragazzo mio. Lei dice, e perché? Perché una lady ha le sue opinioni, una personalità, una sua individualità. Tutto per darti contro. Dico io, un uomo cerca una moglie per poter mangiare bene e magari avere dei figli. Non lo credi anche tu, Sally? Papà, tu convinceresti anche un gatto a nuotare. Beh, la cosa mi divertirebbe. Ora, Sally, tu mi hai servito e io servirò te. Siedi al mio posto mentre preparo a te al nostro amico del formaggio. Grazie, papà. Cosa pensa di noi? Vi trovo molto simpatici. Sai, io non ho mai avuto una famiglia. E quando vedo delle persone così unite mi viene voglia di averne una. Grazie, papà. Credo sia doveroso avvisarla ad una cosa, cari. Sally non dà mai confidenza a un gentiluomo prima di averlo incontrato due volte. Beh, allora dovrà invitarmi di nuovo. Fallo tu stessa. Vorrebbe tornare domenica. Posso accompagnarti alla stazione? No. Perché no? È troppo tardi per una ragazza. Ho 20 anni. Ne riparliamo quando ne avrai 30.
Hai sentito quello che ho detto? Sì, l'ho sentito. Scusa se ho toccato un tasto doloroso. Pensavo ti interessasse avere notizie di Mildred. Mi dispiace che se la passi male. Ho cercato di aiutarla, ma non posso darle più di quanto le ho dato. Ho pensato che forse tu avresti potuto... Io non posso fare niente. Mi dai una sigaretta? Sì. Non ti biasimo. Non te l'avrei detto, solo che lei mi ha chiesto di darti il suo indirizzo. Mi ha fatto impressione, ti giuro, vederla trascinarsi dietro la sua bambina limosinando da mangiare. Ha la bambina con sé? Sì. Non è difficile immaginare che fine farà. La bambina dorme. Ti sono davvero molto grata, Philip. Ti cercherò una sistemazione al più presto. Intanto ti do la mia stanza. Non so che sarebbe stato di me e della bambina se tu non ci avessi ospitate. Credo che te la saresti cavata. So che non merito la tua gentilezza. Comincio a capire quanto sia stata sciocca. Non te ne fare una colpa. Non parliamone, per favore. Mi sento diversa adesso. Ascolta, Mildred. Sarà meglio non creare malintesi. L'unica ragione per cui sei lo qui è... Lo so. Perché una volta mi volevi tanto bene da volermi sposare. Sì, è così. Ma almeno posso cucinare per te e governarti la casa. Può darsi che un giorno quello che provavi per me potrei sentirlo un'altra volta. No, grazie. La fumerò dopo. Buonanotte. Buonanotte. Sai, è venuta la padrona di casa mentre eri fuori. Mi ha detto, senta signora Carrie, ma lei come fa a sopportare quella roba? Cos'hanno i miei dipinti? Sono indecenti. Disgustosi, aggiungo io. Tenere quadri di persone nude in giro. Vuoi sapere cosa voglio fare? Ho intenzione di toglierli io stessa. Non farai niente del genere. Io amo quei quadri, Mildred. Li amo perché sono parte della mia vita. Che ti è successo? Cosa? Prima tu mi amavi. Oh, è vero. Ma ora, dopo tutte le delusioni che mi hai dato... E poi, che differenza fa?
Niente, è solo che mi ricordo quando eri premuroso. Ora sei cambiato. Sei freddo con me. Hai un'altra donna? Questi dovrebbero bastare per mantenerti all'università. Tuo zio. Non ha un'altra donna. Dove sei stato? Ad Appledays. Com'è che sei alzata? Non riesco a dormire. Forse non sei abbastanza coperta. No, così sto bene. Vorrei starti vicino. Phil. Phil, io ti amo tanto. Non dire sciocchezze. È la verità. Io non posso vivere senza di te. Ti prego, alzati. Così ti rendi ridicola quanto lo ero io. Oh, Phil, ti prego. No. Io non posso continuare a vivere così. Sciocchezze, non hai dove andare. Resta quanto desideri, ma con l'intesa assoluta che... Provo disgusto per te. Ma senti, io disgustare te? 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 Tu sei un vigliacco! Non vuoi avere me, ma te ne stai tutta la notte a guardare i tuoi dipinti osceni! Mildred! Ecco cosa sei! Tu sei un depravato! Allora sappi che io non ti ho mai amato. Non ho fatto altro che prenderti in giro. Mi annoiavi da morire, io ti odiavo. Riuscivi solo a disgustarmi quando provavi a baciarmi. L'ho sopportato solo perché mi supplicavi, mi perseguitavi, mi facevi impazzire! E dopo che mi baciavi, mi andavo subito a pulire la bocca! Sì, a pulirmi la bocca! Ma mi sono rifatta di ogni bacio che ti ho concesso. Abbiamo riso di te, Miller e io, Griffith e io. Abbiamo riso di te perché eri un idiota, un idiota, un idiota, un idiota. Lo sai tu cosa sei, maledetto sciancato. Sei uno storpio, nient'altro che uno storpio. Così ti piace questa robaccia? Una parte della tua vita, eh? Allora, ecco. Ecco che cosa ne faccio della tua vita! Vuoi diventare un dottore, eh? Ora
Ora voglio vedere come ti mantieni agli studi. Vuole smettere? Perché? Ho finito i soldi. Che cosa intende fare? Oh, lavorerò. Prima di lanciarsi nel mondo, non crede che dovremmo fare qualcosa a quel piede? Può metterlo a posto? Lo vedrò domani. Come stai, Phil? Sto bene, Sally. E il tuo piede? Beh, lo provo, che ne dici? Va bene. Stai attento. Piacente, non abbiamo posti liberi. Non hai esperienza di vendite? Allora niente. Ripassi un po' più in là. No, per il momento non abbiamo niente da offrirne. Mi dispiace, abbiamo già trovato per quell'incarico. Spiacente, siamo a completo. Mi dispiace. Niente. Niente. Mi dispiace. 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 Niente. 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 Mi dispiace. Mi dispiace, signore, ma dovrò tenere la sua roba finché non potrà pagare un acconto. Perché non sei venuto prima? A dire la verità, ho avuto da fare. Sai, ti trovo molto bene. Non direi lo stesso di te. Che cosa ho che non va? Il tuo umore. Il mio umore. Forse c'è dell'altro. Giorni fa ti ho mandato un messaggio e non avendo risposta sono venuta a trovarti. La padrona di casa mi ha detto che ha dovuto metterti fuori. Salve, Fede. Mio caro ragazzo, l'espressione preoccupata che ho appena notato sul viso di mia figlia conferma purtroppo i miei sospetti. Tu sai che nella vita ho sempre dovuto lottare e sai pure che sono sempre stato un campione nell'arte di arrangiarsi. Perciò desidero che mi ragguagli su questo tuo noviziato. In questi giorni dove sei stato? Dovunque. Perché non sei venuto da noi? Per inutile ritegno, suppongo. Non c'è niente da vergognarsi. Quando si è senza mezzi occorre stare con i piedi per terra. Noi ti vogliamo qui con noi. Ecco, io le sono molto grato, ma non posso. Mi contraddire. Rimarrai finché non avrai alternative e non voglio più sentire nessuna opposizione. Ormai ho deciso. Beh, le sono molto grato per la sua offerta. In realtà non avrei saputo dove andare. Lei è molto gentile. Sciocchezze, piuttosto sai che io ho un carattere un po' strano, perciò dovrai cercare di non fare caso al mio modo di fare. Ora lascialo in pace, papà, sarà affamato. Beh, un genitore deve essere condiscendente verso i figli, ma confesso che ormai sono stufo di esserlo. 10 ne ho avuti. Ti basterà? Non mangio così tanto. Non è una notte adatta a star fuori. No, direi di no.
Mi piace che tu resti qui. Spero di non doverci stare molto a lungo. Come mai? Non voglio continuare così. Troverò un lavoro. Sì, ne ho discusso con papà. Avete pensato a tutto. Ti rinforzerò questo bottone. Mio padre ti ha trovato un posto. Ah sì, dove? In un negozio. Non è in buone condizioni. Le ho fatto presente il pericolo, ma non credo che presti fede a quello che le ho consigliato. Mi ha detto lei dove stai lavorando. Come lo abbia saputo, non lo so. Buona fortuna per il tuo nuovo lavoro. Cammini molto bene adesso. Ti ho visto dalla vetrina. Non avrei mai pensato che ti sarebbe stato possibile. Hai una brutta tosse. Hai mal di gola. Non hai dimenticato gli studi da dottore, vero? No. Perché è per questo che ti volevo vedere. Devi farti visitare. Non occorre pagare in ospedale. Non voglio essere una cavia per gli studenti. Hai spesso questa tosse? Sì. Ce l'ho giorno e notte. Fammi vedere la gola. Polmoni. Dov'è la bambina? È morta l'estate scorsa. Oh. Potresti dire che ti dispiace. Mi dispiace. Ma non per te. Non posso aiutarti molto. Philip, non mi lasciare. Sono stata crudele con te, ma non mi lasciare. Ti prego, non farlo. Sono sola come un cane. Sei l'unico che mi ha trattato come un essere umano. Tu sei un gentiluomo, Philip. L'unico che ho incontrato. Prendi queste medicine. Caro signor Carey, suo zio è morto improvvisamente lasciandole una piccola eredità che riceverà tra breve. Distinti saluti. La compagnia di navigazione orientale annuncia che il neodottore Philip Carey assume l'incarico di medico di bordo sulla motonave Pacific in partenza sabato per Sydney. Domani sarò lontano. Ma senti, cara. Non volevo mostrarti quanto mi dispiace. Non c'è ragione che ti rattristi per la mia partenza.
Può darsi che io sia una sciocca. Comunque non far caso alle mie lacrime. Non hai affatto colpa se qualcuno ama te e tu non l'ami invece. Sally, guardami. Cara, tu vuoi dire che senti di amarmi? Sì. È così fin da quando ci siamo conosciuti. Mi illudevo che mi volessi bene anche tu. Non ti sei sbagliata. Io te ne voglio. Quando tornerò, se non mi avrai dimenticato, mi sposerai, Sally. Lo farò se tu mi vorrai ancora bene. A volte il destino si diverte a essere crudele. Avanti, sbrigatevi, portatela via. Non voglio tipi di quel genere in casa mia. Ho sentito che c'è un caso... No, cari, aspetta. Non entrare. Perché no? Fammi passare. Ormai è inutile. Per il ritardo. Non fa niente. Non parto più. Cosa fai? È il regalo di nozze per mia moglie. Quando hai intenzione di sposarmi? Subito. Ti ringrazio, Philip. Le chiedo scusa. Non sembri molto contenta. Lo sono e non lo sono. Perché? Temo che tu lo faccia solo per riconoscenza. Non è sufficiente per sposarsi. No, no, Sally. Non è per questo. Philip, io ti voglio troppo bene per condizionare la tua vita. Philip, sei libero. Sì, ma tutto a un tratto non saprei più dove andare. Tassì, signore? No, grazie. Dovevo sentirmi libero per rendermene conto. Sono riuscito finalmente a capire che mentre davo importanza al mio piede, in realtà era il mio animo a zoppicare. Tassì, signore? No, grazie. Perché prima ero legato ad una persona che mi rendeva infelice. Ma ora è tutto finito. Adesso non zoppico più e la mia vita è nelle mie mani. Allora perché non vai? Perché l'unica persona che amo è proprio qui. Ti prego, sposiamoci, Sally. Se lo vuoi. Ma non lo vuoi anche tu? Con tutte le mie forze. Che ne dici di un tassì, amico? Cosa? Non sarebbe meglio in tassì? Sì,